Bentornati amici nel canale. La mia bisnonna diceva sempre che i capelli di una persona sono il biglietto da visita della stessa. Ed aveva ragione, perché la bellezza dei capelli rispecchia la salute della persona. Spesso malnutriti e mal curati tra shampoo e trattamenti aggressivi. Oggi vi svelo un antico rimedio della bisnonna per avere capelli forti, sani, belli fino alle punte. Per prima cosa facciamo il balsamo ai semi di lino. Versiamo mezzo cucchiaio di semi di lino in un pentolino ed aggiungiamo un bicchiere di acqua. Mettiamo sul fornello e lasciamo cuocere fino a bollitura a fuoco alto, mescolando di tanto in tanto. Lasciamo bollire per circa 4-5 minuti. Dopo i 5 minuti, ecco come si presenta il nostro balsamo gelatinoso. È tempo di travasare. Spegniamo il fuoco ed andiamo a travasare, aiutandoci con un colino. Nel frattempo, vi invito ad iscrivervi al canale. Attivare la campanellina a tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati. Il nostro balsamo ai semi di lino è pronto. Adesso lasciamo raffreddare completamente. Non gettate via i semi di lino restanti, perché ci servirà per altro, che farò vedere prossimamente. Mentre il nostro balsamo si raffredda, prepariamo lo shampoo con la farina di segale. Mettiamo 2 cucchiaini in una tazza. Aggiungiamo un po' di acqua e mescoliamo. Lasciamo riposare per 7-8 minuti. Dopo il riposo, ecco come si presenta il nostro shampoo. È pronto. Nel frattempo, anche il nostro balsamo è pronto. Andiamo a lavare i capelli. Spalmiamo la miscela di farina di segale direttamente sulla cute, a capelli asciutti. Massaggiamo per poi sciacquare accuratamente. Asciughiamo i capelli tamponando con l'asciugamani. Adesso andiamo a detergere con il balsamo. Inseriamo i nostri capelli incominciando dalle punte fino alla radice dentro il balsamo e massaggiamo accuratamente. Poi sciacquiamo, pettiniamo ed asciughiamo, volendo al sole oppure con il phon. Alla fine i nostri capelli saranno belli, forti, morbidi, sani, fino alle punte. Grazie a tutti per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!